ho visto che i miei compaesani gradivano molto poter rivivificare la festa di Sant'Agata, e dopo insomma una consultazione abbastanza estesa abbiamo visto che ritornare a questa festa, che aveva una tradizione in filo e che aveva anche un po' di nostalgia da parte dei paesani, poteva essere una buona idea. Io personalmente mi sono occupato della messa in posa dei banchetti sotto i portici del nostro paese. Ci siamo inventati questa cosa per riuscire a far emergere quella parte di economia locale e anche di economia solidale, per far sì che la popolazione cominci a togliersi da casa e cominci a tornare sulle strade e fare comunità. Questo anche in virtù della crisi economica che ci sta portando ad essere sempre più isolati. Abbiamo iniziato a costruire un programma di due giornate, il 5 e 6 di febbraio, che quest'anno capitano proprio di sabato e di domenica, e quindi ci danno l'opportunità anche di poter sfruttare delle giornate non impegnate nel lavoro. E quindi abbiamo una serie di iniziative ovviamente collegate alla parrocchia, ma anche con delle idee nuove, con una fiera del baratto e del riuso, con una possibilità di coro e musica sacra in chiesa, con la possibilità di una cena, ballo che rispetta appunto la tradizione, e una partita di calcio che verrà dedicata a Sant'Agata, e varie iniziative che possono coinvolgere il paese intero. Ricordo che il paese di Filo ha una peculiarità, ha una sua frontiera di mezzo, è diviso in due tra Filo d'Argento e Filo d'Alfonsine, ed iniziative di coesione sociale di questo tipo sono particolarmente utili per poter aiutare la popolazione a tenersi unita e coesa. Sant'Agata è una santa, una ragazza siciliana che è morta martire. Cioè si è fatta uccidere per la fede, per non cedere a dei compromessi legati alla sua verginità e al dono che aveva fatto di se stessa a Dio. Io non posso essere altro che felice che a Filo venga realizzata questa iniziativa, perché comunque ci sono le consulte sia di Alfonsine che di Argenta che stanno lavorando assieme. Questo credo che sia un evento positivo, e da questa festa che stanno mettendo assieme tante persone di Filo non posso essere appunto che felice, e sperare che poi anche in futuro ci siano altre manifestazioni e altri eventi come questo. L'iniziativa la vedo bene, a me fa piacere che intorno alla vita religiosa e alle celebrazioni più specificamente religiose che ci sono sempre state in corso di questi anni si affianchi tutto un movimento così intenso come pare che sia quello che sta avvenendo. Abbiamo riscontrato una buona partecipazione in questo nostro intento, tant'è che oggi possiamo annoverare fra i nostri successi anche una partecipazione del centro della Fiorana, che è un centro per disabili, che parteciperanno alla nostra iniziativa sia con un banchetto sia come percorso educativo di riabilitazione di queste persone, la possibilità di inserire questi ragazzi insieme ai nostri volontari in altre attività che verranno svolte. E tutte queste attività sono miracolosamente sorte in maniera spontanea, quindi non abbiamo dovuto fare grossi gradi di pressione, a comprova che la comunità ha bisogno e ha voglia di tornare ad essere insieme.